Serie C, un ottimo Gubbio cade a Pordenone in un match segnato dalle sviste dell'arbitro Carella di Bari. Ternana 3-3 con la Giane, scatta il ritiro, stasera torna fuori gioco, ore 21 TRG, in collegamento telefonico il presidente Notari. Serie B, il Perugia impatta 1-1 al Curi con lo Spezia, resta in zona playoff. Serie D, pareggi per Trestina e Cannara, eccellenza, Spoleto batte Foligno nello scontro al vertice, volley tornano a vincere Sir Perugia e Bartoccini. Buonasera, ben trovati al TG Sport, il calcio, la Serie C, parliamo del Gubbio che cede di misura sul campo del Pordenone capolista al termine di una partita ottimamente interpretata dai rossoblù, condizionata da palesi sviste arbitrali. Il gol decisivo arriva dopo 8 minuti, porta la firma di Berrettoni, ma poi è il Gubbio a fare la partita e nella ripresa hanno del clamoroso i rigori non concessi dell'arbitro Carella di Bari per gli interventi con braccia in area di Germinale e Stefani, con la conseguente espulsione per proteste di mister Galderisi. Il Gubbio resta a quota 17, appena sopra la zona play-out. Sabato arriverà la San Benedettese al Barbetti. Si parlerà di questo nel nostro appuntamento questa sera alle ore 21 con Fuorigioco. Saranno ospiti Roberto Minelli e Giacomo Branco, l'attaccante rossoblù Elio De Silvestro, mentre interverrà in collegamento telefonico il presidente eugubino Sauro Notari. Sentiamo intanto la disamina di Galderisi del match appena disputato. Noi negli ultimi 20 metri siamo arrivati tante volte, abbiamo sempre scelto la cosa sbagliata o forse la cosa meno buona, però ci siamo arrivati, abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo fare sapendo che dovevamo essere equilibrati, perché i tre davanti del Pordenone erano di uno spessore incredibile. Dobbiamo essere un po' più incisivi negli ultimi metri, abbiamo le potenzialità, abbiamo dei giocatori che secondo me stanno crescendo molto sotto l'aspetto proprio della mentalità e del credere in quello che stanno facendo, e continueremo a lavorare per aumentare la nostra concretezza. Io non faccio l'arbitro, io cerco di fare il meglio mio, certamente a volte gli alibi e le scuse le andiamo a trovare guardando gli arbitri, e se non ha dato rigore, se non ha dato, non so quanti mani lì ci sono state, una l'ho vista io clamorosa, però se non l'ha dato avrei avuto i suoi motivi, non lo so. Certo, se io mi vado ad attaccare all'arbitro sbaglio di grosso, io devo riconoscere che abbiamo giocato contro una grande squadra, ci siamo confrontati con la prima in classifica e dobbiamo solo pensare che migliorandoci possiamo ottenere il nostro obiettivo. Situazione alquanto nebulosa in casa ternana, che nel posticipo casalingo con la Giana Erminio impatta con un pirotecnico 3-3 ed ora è a ben 8 lunghezze dal Pordenone. Non basta la doppietta di Bifulco e il gol di Frediani alle Fere, che da oggi, su decisione della società, sono in ritiro almeno sino alla trasferta di sabato con il Ravenna. Su questo argomento sentiamo il presidente Ranucci. Abbiamo visto tutti, non siamo più disposti come società, visto quello che abbiamo investito, visto quello che stiamo facendo, a sopportare e a far sopportare ai tifosi ternani e ai nostri tifosi queste prestazioni. Abbiamo rischiato di salvare le penne da un punto di vista del risultato, ma assolutamente abbiamo perso la faccia. Ho già avvisato mister e squadra che andranno immediatamente in ritiro. Mi dispiace per loro, se hanno da fare i regali di Natale li faranno su Amazon dall'albergo. Nella 17esima giornata del girone B di Serie C, da segnalare la vittoria, peraltro ottenuta giocando quasi tutta la gara con un uomo in meno, della Triestina sulla Feral Pisalò, che consente agli alabardati di salire in seconda posizione. Scusate, blitz del Ravenna a Vicenza e del Sud Tirol a Meda con il Renate in chiave salvezza, successi importanti per San Benedettese e Virtus Verona. Andiamo in Serie B, nella 16esima giornata il Perugia impatta 1-1 al Curi con lo Spezia, salendo così a quota 22, sempre in ottava posizione. Grifo in vantaggio con Vido nel primo tempo, ma nella ripresa Giasi pareggia per i Liguri. Domenica il Grifo va in trasferta con il Cittadella, intanto le parole di mister Nesta. Se la mettiamo sotto il punto di vista della partita, del gioco, pareggio da prendere, perché loro, messi molto bene in campo, hanno avuto per lunghi tratti il dominio, per me, per abilità loro, ma anche un pochino per nostre colpe. Per me abbiamo
prestato poco, soprattutto quando arrivavano sull'esterno abbiamo sempre temporeggiato, a volte dovevamo dar forte per chiuderla in un lato, invece abbiamo subito troppi cambi gioco perché non puoi sempre temporeggiare, ogni tanto di uscire forte e chiuderla in un lato, sennò fai troppa strada. Poi invece se la mettiamo sul piano delle occasioni posso dire che magari potevamo avere qualcosa di più, perché poi la parata che ha fatto il portiere su Verre, altre due o tre situazioni mischie in area loro alla fine potevano raccogliere qualcosa di più, però in generale penso che è un buon punto. Non si può essere sempre brillanti, cioè capita la domenica che sei meno brillante, ma questo dipende non si sa da cosa, può essere dall'approccio, da magari il campo oggi è un pochino più asciutto rispetto al solito, magari anche tecnicamente abbiamo sbagliato tanto oggi, tanto. E poi quando si sbaglia però non si deve prendere gol, perché poi dice adesso no, uno si ferma, abbiamo perso la palla, poi bisogna scappare, bisogna andare una palla di piatto lunga così, per me bisogna leggerla. Avevamo il tempo di leggerla. E tutto qua. Purtroppo a volte uno prova, cioè no prova, pensa che va in campo e le cose ti vengono in un certo modo, a volte c'è la giornata che sei meno brillante, a volte c'è l'avversario che prepara bene la partita, ci sono tante componenti, però se dobbiamo fare tirare una riga fino a oggi, ci è capitato poche volte magari di fare partite meno brillanti come oggi, oggi chiaramente siamo stati meno brillanti. Nel 18° turno di Serie D, il Bastia esce sconfitto 2-0 dal campo del Tutto Cuoio, secondo in classifica, mentre arrivano due pareggi casalinghi per Trestina e Cannara. I bianconeri impattano 1-1 con il Prato, mentre i rossoblù chiudono a reti bianche con l'Aianese. Nella 15ª giornata di eccellenza, lo Spoleto fa suo per 2-1 lo scontro al vertice con il Foligno, per 3 punti che consentono agli spoletini di accorciare a -3 dai biancoazzurri. Termina a reti bianche Sansepolcro e Lama, sale in quarta piazza invece il San Sisto che supera Castel del Piano, mentre l'Angelana capitola in casa con l'Anarnese. Ellera sbanca Ponte San Giovanni, termina 2-2 Ponte Valleceppi Ducato, mentre il Massa Martana supera 2-1 la Pievese, che viene raggiunta in ultima piazza dall'Assisi Subasio, che torna a vincere regolando 2-1 l'Orvietana. In promozione nel girone A il Tiferno Lerchi spazza via 3-0 Casa del Diavolo e resta in vetta a +5 dalla Trasimeno, vincente a domicilio del San Marco Juventina, e a +7 del Branca a Corzaro a Pietralunga grazie al gol di Montanari. Pareggia il Montone, esulta in trasferta Selcinardi. Nel girone B la Nestor batte 2-1 anche il Campitello, rimane così a +6 dal Gualdo Casa Castalda, capace di violare 2-1 il terreno del San Venanzo. Viola e chiude a reti bianche con Amerina, blitz del Petrignano a domicilio della nuova Gualdo Bastardo. Per rivedere tutti i gol e fare il punto su queste categorie vi rimandiamo alla replica di Umbria Sport stasera alle 21:15 su TRG2 canale 211. Chiudiamo con il volley. Nella penultima di andata di Superlega, la Sil Safety Conad Perugia espugna 1-3 il campo di Veroli contro Sora, mantiene la vetta della classifica un punto sopra Trentino. Ora i bianconeri saranno impegnati mercoledì nella trasferta francese di Champions con il Tour, mentre domenica prossima si chiude l'andata contro Milano al Pala Barton. Torna a sorridere in A2 femminile anche Bartoccini Gioiellerie Perugia, capace di regolare 3-0 Montecchio. Il sestetto di coach Bovari raggiunge così in testa quota 23 Trentino e domenica prossima affronterà in trasferta Torino. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lasciamo, ricordiamo alle ore 21 con l'appuntamento di Fuorigioco.